Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul giornale della bellezza.it. Oggi siamo in compagnia di Emanuela. Ciao a tutti. Ragazzi, guardate che make-up sensuale, sofisticato. Cosa è successo? Ragazzi, sono riuscita a realizzare degli occhi strong e sensuali sì. E labbra sì. Super è sexy. È da tutta la vita che provo a truccarmi così, sin da quando ero una piccola fanciulla e finalmente... Sono riuscita a realizzare questo make-up con la nuova collezione Magnetic Attraction di Kiko Milano, l'azienda che ringraziamo. Grazie Kiko. Ci ha inviato alcune referenze di prodotto dell'appunto Magnetic Attraction dedicata al San Valentino. Quindi vi lasciamo adesso con un video demo applicazione in cui vi farò vedere appunto l'applicazione e le varie sfumature. Vi passiamo alla demo e ritorniamo tra poco con considerazioni e vi facciamo un po' vedere il contenuto della box. Dopo. Sofisticato e labbra sensuali. Ragazzi, fateci appunto sapere cosa vi è piaciuto di più delle applicazioni. Comunque, andiamo un po' nel dettaglio e adesso insieme ad Emanuela vi faremo un po' vedere il contenuto della box. Io posso dirvi già quali sono i miei prodotti preferiti? Sì, devo dire che effettivamente li abbiamo appunto testati con mano. Per quanto mi riguarda non è proprio la prima volta che li ho utilizzati perché io già da qualche giorno che provo i prodotti. Sicuramente uno dei prodotti che è piaciuto di più è la palette. Proprio questa qua, la palette Ombretti. Mi piace molto perché è molto versatile e la si può utilizzare. Questo è il packaging esterno. Intanto. Cuoricini, ragazzi, è proprio appunto dedicata a San Valentino. Love is in the air. E ad ogni modo, questo è il contenuto interno. Tra l'altro troviamo appunto 9 shade di colori, quindi 9 colorazioni. È molto versatile. Sì, è molto versatile, adesso vi dirò anche perché, ma voi sicuramente l'avrete visto appunto nel demo. Troviamo appunto delle shade molto nude che potete sia ricreare appunto un look occhio un po' più strong utilizzando appunto queste 3 colorazioni. Effetto intenso, effetto delicato. O anche un effetto luminoso delicato utilizzando anche queste 2 colorazioni al centro, quindi potete anche mettere un velo di colore e sicuramente riuscite a ricreare un effetto come luminoso. Il beige, il rosa, comunque colori che si possono utilizzare quotidianamente per poi, esatto, poi tra l'altro come avete visto ho utilizzato su Emanuela questo colore, appunto il colore champagnino, questo qui in alto.
sono riuscita appunto ad utilizzarlo anche come illuminante, quindi è realmente una palette versatile. E sicuramente gli ombretti sono scriventi, ma sono stratificabili, nel senso che più applicate il prodotto, maggiore sarà l'intensità che riuscirete appunto ad ottenere. Una palette da giorno e da sera praticamente. Sì, esatto. Poi comunque è tascabile, da viaggio, cosa anche fondamentale, c'è anche uno specchio anche abbastanza grande, quindi pratica. Magari siete in ufficio, non dico tanto in ufficio, ma magari siete in treno, siete in giro, sicuramente è molto compact e comunque comoda. Manu, poi anche un prodotto che ti è piaciuto tanto. Assolutamente. Super cute. Non poteva non piacermi il blush a forma di cuore, oltre al simbolo, comunque ha una doppia tonalità, sia intensa, compatta che luminosa, quindi si possono utilizzare sì. entrambe. Esatto. E praticamente, per il nostro colorito è perfetto. Sì, infatti vi diciamo che la referenza colore è la numero 2, Arts is Art, ho pronunciato bene Manu? Direi di sì per questa volta. Tra l'altro Kiko anticipa ovviamente le tendenze, perché ovviamente in questi ultimi anni la tendenza skin, quindi la tendenza di pelle, è la pelle luminosa, quindi appunto di glass skin. E utilizzando magari anche un velo di colore riusciamo ad ottenere comunque delle guance luminose, quindi sicuramente di tendenza. È naturale nello stesso tempo. Comunque. Sì, sicuramente un punto luce e ripeto, per quanto riguarda la nostra carnagione, perché noi siamo estremamente chiare, la colorazione numero 2 che ci ha inviato l'azienda è perfetta. Quella è indicata proprio per sì, noi. Sì, per le tonalità comunque chiare. Poi anche un pezzo forte della collezione che abbiamo indossato entrambi, diciamo che è il nuovo Magnetic Attraction Ready to Kiss Lipstick. L'azienda ci ha inviato, guardate il packaging ragazze, troppo tutto a carino. Tema, naturalmente. Diciamo che è una collezione giocosa. Giocosa ma anche professionale. Sicuramente. Perché comunque le texture sono comunque buone e anche la performance sensuale, è la resa. Femminile, fresca. La colorazione è la numero 3. Inizialmente mi sembrava una colorazione effettivamente un po' più color cioccolato. Scura. Invece, come potete vedere, potete comunque modularla. Quindi più prodotto mettete, più stratificabile. E invece comunque ha un color borgogna sul bordeaux. Lo si può spalmare per ottenere diversi leggero. Risultati. Tra l'altro il finish comunque ragazze è creamy, è molto cremoso e potete, io su Emanuela non ho utilizzato una matita labbra, eppure il prodotto non sborda, comunque riesce appunto a definire le labbra. Ovviamente giù comunque vi lasciamo anche il link dell'articolo in cui appunto vi descriviamo appunto la collezione, in maniera tale che voi possiate vedere le varie referenze prodotto. Esattamente. Concludendo, in tutti appunto i prodotti che ci hanno inviato sono 5, concludendo l'azienda ci ha inviato anche 2 prodotti per la cura delle labbra. Anche qui diciamo continuiamo, affermiamo la tendenza alla cura delle labbra, quindi il messaggio di Kiko appunto è occhi sicuramente strong, sensuali, ma labbra curate da baciare. E diciamo che troviamo appunto uno scrub, ragazze, dalla profumazione meravigliosa, incantevole, veramente molto carino, ve l'ho un po' fatto vedere in applicazione, dello scrub Magnetic Attraction, appunto un sugar scrub, quindi dai bastoncini di zucchero. La colorazione è fucsia, dona molta morbidezza. Sì, la cosa appunto che mi piace è che all'interno contiene degli oli, ragazzi, oltre ad essere super profumato, una volta che lo togliete appunto con una velina vi lascia questa profumazione, queste labbra veramente morbide, mi piace. E poi per finire il Wonder Lip Balm, anche questo lo inserirei tra i miei prodotti preferiti. Ah ecco, allora adesso ha anche un altro prodotto preferito. Che profumazione ha, secondo te? La profumazione è inebriante, è agrumata e vanigliata nello stesso tempo. Molto dolce, anche se aspra, quindi una bella combinazione. Confermo, perché all'interno contiene appunto del limone, quindi sicuramente è un prodotto dai toni, dalle profumazioni agrumate, ma anche vanigliate, molto bello. Molta freschezza, dolcezza. Tra l'altro utilizzato proprio sopra, dopo aver effettuato lo scrub, ragazze, labbra super morbide. E, per quanto riguarda anche il risultato di Emanuela, io qui avrei anche solamente lasciato il balsamo labbra, nel senso comunque labbra glass, labbra luminose. Perché già gli occhi sono parecchio... Perché gli occhi sono parecchio strong, però siccome volevo farvi vedere appunto anche la differenza tra appunto le due labbra, proprio volevo farvi vedere appunto il colore del rossetto, ho
lasciato insomma un po' il tutto in full face. Però ad esempio su un look del genere avrei anche preferito delle labbra gloss. Assolutamente sì. E devo dire che questo può tranquillamente anche, visto che ha queste perlescenze, io lo metterei volentieri con un trucco occhi del genere. Assolutamente, quindi anche diciamo il balsamo labbra può essere utilizzato con gloss. E quindi ragazzi, con questo è tutto. Spero un po' che la nuova collezione Magnetic Attraction di Kiko vi sia piaciuto. Fateci sapere un po' qual è il vostro prodotto preferito, se avete già acquistato qualcosa o se vi farete un po' regalare dai vostri fidanzati qualche prodotto in referenza. E intanto non possiamo non dire get the Magnetic Attraction look. Questo è un altro messaggio che Kiko vuole trasmetterci. Eh sì. E quindi non potevamo non dirlo. Buon San Valentino, noi ci vediamo presto in un prossimo video e non dimenticate di seguire il giornale della bellezza.it. Ciao! Ciao! Forse devo prendere una pausa. Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Dai. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul giornale della bellezza. Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti nel giornale della bellezza.it. Oggi parliamo di Kiko e siamo in compagnia di...